superato sul mio territorio i 900 contagi, una curva che comunque ha raggiunto livelli inimmaginabili perché la curva dei contagi continua a crescere dal mese di ottobre ad oggi in maniera vertiginosa. Mediamente abbiamo 53 contagi al giorno che ci vengono comunicati dalla Regione Campania e dall'ASL. Una situazione che diventa critica se si pensa allo stato in cui versa il pronto soccorso del nostro nosocomio, dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Infatti è impressa nella nostra mente l'immagine della fila delle autoambulanze che stanno lì dando appunto attesa a coloro i quali hanno esigenza di un primo soccorso. In collegamento con la redazione di TV City, il sindaco della città di Castellammare di Stabia, Gaetano Scimmino, fa il punto della situazione sui nuovi contagi in città. Un bilancio che si aggrava nuovamente dopo i dati del fine settimana. Proprio ieri lei è intervenuto alla trasmissione L'aria che tira sulla 7 denunciando questa situazione che state vivendo. Come lei diceva prima, l'ospedale San Leonardo è al collasso, i contagi crescono in maniera esponenziale e la Campania si trova nella zona gialla. Secondo lei, stiamo pagando le conseguenze di uno scontro tra il governo e la regione? La regione Campania non può essere una regione gialla. Infatti aspettiamo nel pomeriggio per sapere alla fine il governo che decisione prenderà sulla nostra regione. Io appena nel mese di ottobre ho scritto al presidente l'onorevole Giuseppe Conte dicendo che abbiamo bisogno di uomini per monitorare il nostro territorio e far rispettare quelli che sono i DPCM e le ordinanze emesse dal presidente della regione Campania. Ho scritto anche al presidente della regione Campania perché abbiamo bisogno di decongestionare il nostro pronto soccorso, devono partire le convenzioni con le cliniche private. Tante le iniziative promosse dall'amministrazione comunale per sostenere le famiglie e i commercianti. Tante sono le iniziative che abbiamo messo in campo anche dal punto di vista dei servizi sociali. Infatti abbiamo predisposto dei buoni spesa con fondi comunali per centinaia di famiglie disagiate attraverso appunto che cioè individuate attraverso le unità pastorali della città, cioè i parroci ancora una volta in prima linea in sinergia con l'amministrazione rappresentano il megafono di questa emergenza. Il carrello solidale, il farmaco sospeso, il centralino sociale, c'è cioè quindi un'attenzione rivolta ai nuclei familiari, ma anche alle attività commerciali per le quali saranno previste ulteriori agevolazioni sui tributi comunali. Non manca infine l'appello a governo e regione. Governo di mettere in campo misure a sostegno dei commercianti, di tutti i professionisti, di tutte quelle realtà che hanno vissuto nel primo lockdown un momento di difficoltà rispetto al quale non ne sono ancora usciti. Quindi sostegno con contributi a fondo perduto, uomini per gli uomini e donne, quindi personale per i nostri ospedali che ormai sono al collasso e soprattutto uomini per il controllo del territorio e per consentire il rispetto dei decreti. Per quanto riguarda la regione, screening e risultati immediati dei tamponi e soprattutto accreditare le strutture private per deconcessionare i nostri ospedali. Abbiamo bisogno della sinergia delle istituzioni sovracomunali per far fronte alla crisi sanitaria e una crisi socio-economica senza precedenti per il nostro territorio.